Domenica 27 maggio alla Biblioteca Comunale di Casa Professa si è tenuta la presentazione del libro Avanti Mafia di Saverio Lodato. Hanno partecipato alla presentazione del libro il direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il regista e attore Pif e gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati. Anni di fatti, inchieste, stravolgimenti politici, promesse, rivelazioni ed evoluzioni. Anni di mafia e di antimafia. Fenomeno, quello della criminalità organizzata che, nonostante gli arresti continui, resiste da oltre 150 anni di storia d'Italia. Un fenomeno che mostra sempre più quei sintomi, fino a quasi a confondersi con quell'altra metastasi chiamata corruzione. Lo dicono gli addetti ai lavori e lo dimostrano i numeri. È così che nasce questa raccolta di articoli. È l'occasione per offrire un punto di vista ulteriore, magari controcorrente, su argomenti sempre più spesso accantonati dal grande mainstream. Un modo per ribadire che da oltre 20 anni dalle stragi che hanno insanguinato il paese nei primi anni 90 c'è ancora molto da fare, che antimafia non è una parola morta. Perché, come spiega lo stesso Lodato, il bello non è scrivere per scrivere, il bello è scrivere per scrivere ciò che si pensa. Il generale Mori colto da strani lapsus freudiani. Un faccia a faccia tra Giovanni Minoli e il generale Mario Mori. Sulla 7 è andata in onda una lunga intervista a tutto campo molto interessante in cui Mori, condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Palermo al processo sulla trattativa fra Stato e mafia a 12 anni per minaccia a corpo politico dello Stato, ha spiegato la sua posizione ed ha espresso il suo giudizio in merito alla sentenza. Ma ripercorrendo il suo passato che il generale è incappato in un paio di lapsus freudiani molto interessanti che meritano di essere ascoltati e approfonditi. Il primo riguarda quella che lo stesso Mori ha definito una volta la sua grande sconfitta, ossia la cattura di Rina il 15 gennaio del 93. Perché ha spiegato, quel giorno io avrei dovuto avere la forza di applicare il nostro sistema, cioè perquisire. Si è fermato qui per poi riprendere correggendo il tiro dicendo, cioè proseguire il pedinamento. Il secondo si riferisce alla domanda su quale fosse il carattere principale del fu capo dei capi. Il generale è incorso nel secondo lapsus. Un'assoluta moralità, un egocentrismo molto accentuato. Lo stesso Giovanni Minoli è intervenuto per correggere moralità in amoralità. Due domande sorgono spontanee. Come mai non c'era in televisione un contraddittorio? Ma soprattutto, sono stati solo due lapsus freudiani, quelli del generale? Adesso parliamo di un intervento di Roberto Scarpinato in merito ai fratelli Graviano. Roberto Scarpinato interviene il 20 maggio 2018 nella chiesa della Magione del capoluogo siciliano in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La storia di Falcone e Borsellino, quando ce la raccontano, si ferma al maxi processo. Perché Giovanni Falcone se ne va dalla procura di Palermo? Perché gli vogliono impedire di fare le indagini su Totò Riina, su Pippo Calò, eccetera? Lo vediamo in quei diari che sono rimasti. Perché gli si impedisce, come scrive lui, di fare le indagini sull'omicidio Mattarella, di accertare il rapporto tra Gladio e mafia. Ancora una volta, perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla mafia militare. E tutto questo non è più ormai dietrologia, perché ci sono sentenze che hanno accertato che presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Ci sono tante, troppe cose, e quello che è ancora più inquietante è che ci sono tante persone che sanno e che continuano a tacere. I Graviano hanno circa 50 anni, potrebbero cominciare una nuova vita, eppure continuano a tacere. Questo mondo che ha impedito a Falcone e Borsellino di portare avanti il loro lavoro, probabilmente è coinvolto in quella parte delle stragi che noi non riusciamo a capire. E questo è il mondo che temono i Graviano. L'ex ministro dell'interno Vincenzo Scotti interviene al Salone del Libro di Napoli rispondendo alle domande del vice direttore di Antimafia 2000 Lorenzo Baldo e al collega di Repubblica Emilio Orlando. Noi ci troviamo di fronte ad una scelta, anche oggi esistente. O con la mafia si convive e si accetta l'instauro di un potere mafioso nella società, nell'economia e nelle istituzioni, o c'è un problema di scontro, di guerra, che significa aprire una reazione violenta. Di fronte a un'instabilità politico-istituzionale c'è il rischio di nuove bombe nel nostro paese? Il rischio è sempre presente, risponde con convinzione l'ex ministro dell'interno. Io sono andato a visitare con attenzione la Colombia, ebbene lì c'è uno scontro tra potere politico legale e potere politico illegale. Come europei vogliamo ridurci a quella condizione? In Italia e in altri paesi ricchi ci si ritroverà con una presenza dell'andrangheta sempre più forte, con tutte le relative conseguenze. E questo perché abbiamo chiuso gli occhi di fronte alla realtà. L'Italia è il paese che ha la migliore legislazione per combattere la mafia, conclude Scotti. Tutti hanno riconosciuto che questa legislazione è la più avanzata. Nessun alibi dunque, gli strumenti ci sono. Ciò che manca è la volontà di agire di chi dovrebbe farlo in primis, la politica.